Sta per iniziare una nuova intervista di Business Tribe, ma prima due veloci suggerimenti. Il primo è di iscriverti al nostro canale YouTube, semplicemente cliccando sul link che trovi sotto il video se lo stai guardando direttamente da YouTube. E la seconda, più importante, è di entrare a far parte della tribù di Business Tribe, perché oltre a ricevere le nuove interviste che pubblichiamo ogni settimana direttamente nella tua posta elettronica, potrai accedere a tutti quei contenuti esclusivi e gratuiti che forniamo solo a chi è iscritto. L'iscrizione è molto semplice, ovviamente è gratuita, e per iscriverti devi cliccare sul link che trovi qui sotto, accedere a questa pagina, inserire la tua email, confermare la mail che ricevi e farai parte anche tu della tribù di Business Tribe con libero accesso a tutti i contenuti gratuiti e di valore. Ciao a tutti e benvenuti in Business Tribe. Io sono Michele Tampieri, questo è Business Tribe, il videoblog che tratta argomenti di business per aumentare i profitti, per gestire più efficacemente il tempo e raggiungere una maggiore libertà. Oggi è con estremo piacere che faccio questa intervista, perché la persona che vi sto per presentare è una super professionista e mi ha colpito il suo una delle frasi che ho letto nel suo blog personale: da centralinista a imprenditrice a SEO. Bene, ho l'onore di introdurvi alla tribù di Business Tribe Cecilia Sardeo. Quindi Cecilia, strabenvenuta in Business Tribe. Ciao, ciao Michele e ciao, ciao a tutti. Allora Cecilia, giusto per posizionarla velocemente, prima di tutto uno dei miei riferimenti a livello sia di marketing ma anche a livello di branding. Molto presente con video, cosa che sapete io credo molto, con un insieme di business online veramente fantastici e fatti veramente bene. Quindi se siete interessati a sviluppare o il vostro personal branding o a creare un business su quelle che sono le vostre passioni, che è la cosa più bella che il web può regalare, bene, Cecilia è veramente una top a livello mondiale, non solo in Italia ma a livello mondiale. Quindi Cecilia, vi ripeto, benvenuta in Business Tribe. Allora Cecilia, partiamo subito con i contenuti. Prima di tutto mi piacerebbe che tu condividessi un po' la tua storia con la tribù di Business Tribe, da dove sei partita, il percorso che hai fatto e dove sei per il momento arrivata ora. Ma se ti riferisci, come credo, al mondo, no, dell'imprenditoria online, tutto è cominciato poi per una serie di avventure non preventivate, un po' casuali, anche se poi credo poco al caso, quindi in realtà credo siano state preventivate da qualcosa di più grande di me. E i viaggi sono stati un catalizzatore di queste avventure, per cui sono partita per Kuala Lumpur in Malesia più o meno 6 anni fa e qui ho cominciato la mia gavetta, come vera e propria gavetta, come centralinista, come supporto al cliente per un'azienda piuttosto grossa di editoria online, Mindvalley, di cui oggi a distanza di 4 anni, da quando, sai, da quando ho cominciato, 4, da quando poi ho cominciato a lavorare in diversi altri ruoli nel corso del tempo, sono anche socia per diversi progetti, sia italiani che, come dicevi tu prima, esteri. E poi è nato tutto abbastanza naturalmente. Durante la mia esperienza in questa azienda ho cominciato anche a lavorare come SEO strategist, lavorando proprio nell'ambito del posizionamento sui motori di ricerca, e ho cominciato a condividere quello che scoprivo attraverso i miei test, le mie esperienze su un blog tutto italiano, senza nessun tipo di business plan, senza nessun tipo di aspettative. D'altronde avevo il mio lavoro, appena sapevo che cos'era il web marketing, per cui insomma non c'era molto business plan da fare. E poi piano piano questo blog ha suscitato una serie di interesse abbastanza inaspettato attraverso i miei video di YouTube, e anche qui accennavi prima al fatto che faccio molti video, e da sempre, un po' casualmente e un po' poi sempre meno casualmente, sono diventati gli strumenti principali che uso, no, per fare personal branding. E da lì, insomma, di sicuro non è stato un cambiamento dal giorno alla notte, ma di fatto quello è stato l'inizio di tutto. Poi oggi non mi occupo più di SEO, di web marketing direttamente come formatrice, però insomma, di fatto da qui è nato tutto quanto. Fantastico. Ok, magari Cecilia, vogliamo ricordare quali sono i tuoi siti di riferimento, così sia il blog che i business che hai online? Sì, allora, ce ne sono vari. Direi che per fare riferimento a quello che aggiorno ormai con maggior assiduità, sono in realtà ceciliasardeo.it, che è appunto un blog di riferimento che non tratta di business direttamente, però di fatto poi lo tocca inevitabilmente, si occupa più di crescita personale, e per l'aspetto business invece c'è sicuramente Webilicious.
it, che però aggiorno un pochino meno in real time. Questi sono sicuramente due riferimenti da considerare. Assolutamente, e soprattutto una valanga di video in YouTube, sia settore business per il business online, quindi marketing, informazioni varie, sia per quello che riguarda la crescita personale. Tra l'altro sono fatti con un taglio, un'eleganza veramente unica in Italia e quindi ti faccio i complimenti per questo. Allora, Cecilia, Grazie. innanzitutto voglio farti una domanda inerente al tuo personal branding, perché è vero che hai tanti business, ma alla fine ruotano molto attorno a te, alla tua personalità, alla tua immagine, al tuo modo di fare. E quali sono un pochettino le strategie, le tecniche, i trucchi che puoi condividere con noi per quello che riguarda il personal branding? Ma guarda, io credo che ormai non ci siano più trucchi o strategie, o meglio, ci sono sicuramente, ma credo che il mondo del marketing o del web marketing sia poi diventato educazione, educazione più intrattenimento, edu intrattenimento, non lo so, bisognerebbe creare un acronimo tra i due termini. Però anche visto il nuovo contesto in cui si è spostata la conversazione relativa al marketing e alle vendite, che è ormai quello dei social media, perché è sempre ovviamente più dirompente, l'aspetto del fornire valore continuo, valore aggiunto, per quanto possa suonare banale, è in realtà, a mio avviso, la chiave fondamentale. Quindi credo che il mezzo migliore per fare personal branding, al di là degli strumenti, dei canali che si sceglie di usare, sia veramente quello di offrire un valore costante e costante non è facile, perché costanza significa non una tantum, ma continuamente, continuativamente nell'ambito della propria nicchia, e farlo in maniera leggera, divertente, non ridicola e allo stesso tempo autentica e personale. Sembra facile, è una vera sfida. E con questo non voglio certo dire di non usare poi le regole del marketing, mai, ci sono le regole di base che riguardano la comunicazione, sicuramente sono fondamentali, ma ormai la cosa più importante è comunicare ciò che sai e come sei realmente, e fare di questo poi un pacchetto di massima autenticità. E credo quindi che educazione, intrattenimento e costanza siano i tre pilastri fondamentali di una comunicazione per personal branding efficace. Ecco Cecilia, invece qualche domanda, concordo perfettamente che l'unicità sia l'elemento fondamentale. A livello invece della tua esperienza, hai notato che ne so, che video di entro i 5 minuti sono più visti rispetto a video educazionali più lunghi? O hai notato certe caratteristiche che hanno risposto meglio a quello che volevi come raggiungimento del tuo obiettivo? Ma questa è una domanda molto interessante, anche perché ha una risposta molteplice, nel senso che poi le cose continuano a variare nel tempo, e fino a un anno fa i video di 15 minuti andavano alla grande, poi quando tutto ha cominciato a spostarsi sui social, e in particolare Facebook, che è quello che nomino di più perché è quello che io personalmente conosco di più, è chiaro che lo span di attenzione si è ridotto, perché tutto avviene su Facebook, e quindi lì i video che vanno dai 3 ai 5 minuti, massimo 7, diventano sicuramente più attirano sicuramente un'attenzione maggiore rispetto a quelli più lunghi. Poi qui si potrebbe parlare per giorni, però senza dubbio i video più semplici, diretti, dritti al punto, e a volte non necessariamente professionali, quindi non creati con delle tecniche ninja, con luci particolari, sono quelli che colpiscono di più sui social, proprio perché sui social le persone cercano qualcuno con cui identificarsi, non qualcuno da venerare come se fosse no, la Madonna, per Certo, dire. certo, certo. Ecco, a livello invece di differenza tra i video che pubblichi su YouTube e quelli di Facebook, al di là del contesto, hai notato dei risultati diversi o ti stai orientando più, che ne so, più su Facebook e su YouTube perché ti dà certi vantaggi o li equapari in egual misura? Li utilizzo in ugual misura, proprio in virtù del fatto che tutto cambia, e cercare di focalizzare le tue attenzioni e tutte le tue energie su un solo canale non è mai, a mio avviso, la scelta più saggia. Facebook oggi sta andando alla grande, sta offrendo delle soluzioni incredibili, e domani potrebbe non esistere più. Adesso la sto facendo drammatica, però Certo.
le risorse che ho in termini di video le distribuisco in tutti quelli che io definisco le mie proprietà web o che ho acquistato, quindi i miei siti, o che ho affittato, quindi canali YouTube, Facebook, social media o quant'altro. Quindi li considero in ugual misura e a seconda dei momenti prediligo uno piuttosto che l'altro, ma mai andando all'estremo. Fantastico, ottimo. Invece parliamo invece di Cecilia, qualità di business person, quindi persona che ha creato ed è diventata CEO e imprenditrice di tanti business. Probabilmente questa è una domanda che fa ti faranno in tanti. Come fa una sola persona a gestire più attività o aver creato più attività? È una delle domande che fanno a me, anch'io ho diverse attività, business e e-commerce online. E presumo per te che in maniera esponenziale, penso sia una delle domande che anche tu riceverai. Quali sono un po' le strategie, i trucchi o la storia che ci puoi raccontare in questo? Certo, ma credo che la chiave sia il fatto che non sono una sola persona e quello un po' mi ha cambiato gli orizzonti notevolmente. Nel senso che personalmente ho dato vita a molte aziende, ma la chiave credo di tutto sia stato sempre, credo sia stato sempre un team molto all'interno del mio team ci fossero solo persone che mi completassero e completassero quelli che erano i miei punti di debolezza e, non, e possibilmente non avessero i miei stessi punti di forza, così da non creare anche un esercito di cloni. E l'ho fatto anche in maniera virtuale, quindi io ho sempre privilegiato molto la libertà per me stessa e anche per le persone che lavorano con me e quindi qualunque azienda cominciassi a creare, qualunque progetto lanciassi, l'ho sempre fatto consapevole che avrei potuto dal giorno alla notte sparire letteralmente o andarmene da qualche altra parte e il progetto sarebbe continuato. Quindi il fatto di avere un mindset di azienda virtuale fin dall'inizio, a prescindere dal progetto di cui mi stavo occupando. E il fatto di valorizzare sempre per chi lavora con me il valore principale che è per me, cioè il mio valore principale che è la libertà. Quindi ho sempre gestito il mio team con la massima libertà di orario, la massima libertà di distribuzione geografico-fisica, proprio perché volevo creare un team assolutamente produttivo ed efficace e allo stesso tempo libero, fluido, dinamico e facile da gestire. Oddio, il facile poi è un parolone perché nulla è facile, però. Credo che un team affiatato di persone che mi hanno anche insegnato che non serve fare tutto da soli e che non sempre quello che pensi tu è la cosa migliore, credo siano state poi le chiavi fondamentali per farmi crescere sicuramente. Quando stai per partire con un progetto nuovo, hai una sorta di schema di guida che ti permette ogni volta di replicarlo o ogni volta vai un po' segui il tuo istinto, il tuo talento? Sicuramente l'istinto è lì, nel senso che più di una volta mi sono trovata a chiudere progetti che avevo cominciato per una questione di opportunità, ma che poi si sono rivelati non in linea con i miei valori, con la mia passione e si vedeva nei risultati, magari i risultati c'erano, ma si vedeva nel risultato che portare avanti questo progetto aveva nella mia vita. E quindi l'istinto è fondamentale nell'aprire e nel chiudere i progetti, a prescindere che vadano. Non vadano. Però c'è da dire che un principio che utilizzo sempre è l'integrazione con quello che già ho creato. Cerco sempre di creare un mattone sopra mattone, anziché creare una casa diversa ogni volta, in maniera tale che il mattone sopra possa far leva su quello sotto. Non sempre è possibile, ma questo è un principio che utilizzo spesso per evitare proprio di dover sempre ripartire da zero, ma utilizzare le esperienze precedenti come trampolino di lancio. Certo. Ok, Cecilia, adesso per farvi rendere conto il valore e il potere, la potenza che è Cecilia, recentemente hai superato i 100.000 iscritti in Facebook, è possibile? Ah sì, su Omnam è una delle nostre, sì, Omnama, poi in realtà sì, perché mia moglie è iscritta nella tua lista, riceve le tue email e gli avevo detto che ti avrei intervistato e quindi mi aveva condiviso questo tuo video, non mi ricordo se è una comunicazione, però ricordo che avevi superato i 100.000, solo per quello che erano dei business, ragazzi, quindi percepite che cos'è Cecilia. Adesso voglio farti una domanda da 100 milioni di dollari. Mi piacerebbe sapere da te le tre difficoltà principali
che ti sono capitati in questo tuo percorso, perché comunque la cosa stupenda, secondo me, di questo lavoro per chi come te e come me fa business online, quindi la libertà è veramente il valore principale, e concordo, ancora prima dei profitti. Si fa anche un percorso che non è solo arrivare, ma è proprio il percorso, no? I passaggi. Quali sono stati i tre errori principali che ti sono, difficoltà principali che ti sono capitate, e che cosa faresti ora a distanza di tempo per superarle? Allora, intanto sono molti più di tre, saranno 300 milioni, ma per fortuna, perché poi io penso che veramente dagli errori si impari più che da qualunque altra cosa, e quindi sono i nostri più validi insegnanti. Credo che un errore che ho fatto sicuramente è stato quello che accennavo prima, cioè il fatto di dire sì a progetti che davano appunto profitti notevoli, ma che non erano in linea con i miei valori, o meglio, più che i miei valori, le mie passioni. Non, diciamo che non mi facevano svegliare la mattina saltando fuori dal letto e dicendo ok, non vedo l'ora di cominciare. E quindi l'errore che ho commesso è stato quello di dire sì per paura di perdere un'opportunità. E quindi ecco, se mi ricapitasse, sicuramente adesso, se dovesse ripresentarmi una situazione del genere, utilizzerei sicuramente più il mio intuito e la mia voce interiore. Poi, detta così, se suona un po' strano, però insomma, il mio intuito interiore per decidere se effettivamente vale la pena, al di là di quanto possa essere il profitto, quanto possa essere il successo, la fama, che poi sono tutte cose abbastanza passeggere, insomma, che vanno e vengono. Poi vediamo altri errori. Beh, sicuramente il fatto di pensare di poter fare tutto da sola. Questo appunto, accennando prima al team, è sicuramente stata una dura lezione. Il fatto di perdere quel senso di controllo costante, il fatto di voler sempre avere tutto sotto controllo, tutto fatto a modo mio, come ce l'ho io in testa. Quando cominci a lavorare con altre persone è chiaro che diventa una co-creazione. E quindi anche lì il mio ego ha subito una bella batosta, perché chiaramente, insomma, capisci anche che non sempre quello che pensi tu è la cosa migliore, e che le cose si devono poi condividere e co-creare per crescere. Poi in relazione a questo, sicuramente un'altra difficoltà c'era andare un po' alla mania della perfezione. È chiaro che quando ti lanci nell'arena non puoi essere perfetto, e di errori ne hai tanti in ogni cosa che fai, ma è inevitabile averne. Non si può perfezionare nulla che non sia già stato fatto, quello che dico sempre io. Quindi buttati e poi perfeziona, consapevole che la perfezione non esiste, puoi migliorare, il miglioramento è costante. Quindi lasciare andare il controllo, lasciare andare questa mania di perfezione e il fatto di capire che cosa era davvero allineato con le mie passioni e i miei valori sono state le tre difficoltà e anche opportunità più importanti. Certo, fantastico. Come gestisci? Ecco, una cosa che mi sono sempre chiesto è quando inizi ad avere tante visualizzazioni, specialmente su canali come YouTube, ma anche su Facebook, ci sono tanti commenti positivi, ma anche ci sono tanti commenti negativi, critiche, alle volte veramente così, che lasciano il tempo che trovano. È un qualche cosa che all'inizio ti dava fastidio, ti dà fastidio tuttora, o l'hai superata? Un po' come si vive questa cosa? Ma in realtà non, è difficile superarle completamente. Il fatto di così, l'effetto che le critiche possono avere su quello che fai dipende molto dal tipo di critica. Ormai ho sicuramente imparato a lasciare andare le critiche distruttive, quindi quelle che ti attaccano perché non hanno, che lasciano il tipo che trovano. Tendevo all'inizio a prenderle molto sul personale, poi quando mi sono resa conto che facevo male soltanto a me stessa, ho lasciato correre, ho lasciato andare. Mentre le critiche, i feedback che ricevo su il modo in cui i corsi sono creati, o critiche anche legate al mio modo di pormi, una delle critiche che ricevevo più spesso era il fatto di parlare molto veloce, e so che è sempre stato un mio problema, anche forse dettato dall'iniziale insicurezza. Sono sicuramente migliorata allenandomi a rallentare. Ogni tanto mi scappa il video in cui parlo molto veloce e c'è chi me lo ricorda, ma non, quello è un tipo di critica, da esempio, che è assolutamente costruttiva, e quindi lo utilizzo come reminder, come promemoria del fatto che devo ricordarmi questa cosa. Poi questo è solo un esempio banale, ma le critiche costruttive sono sempre le benvenute, e anzi le invito proprio perché mi servono per capire cosa posso migliorare. Assolutamente, concordo per te. Allora, Cecilia, parliamo un po' di futuro. Hai qualche progetto bello in futuro che hai pronta da condividere in anteprima con noi?
Ma ne ho tantissimi, posso, sì, ho questa tendenza a non avere mai una sola cosa a cui sto lavorando. Posso dirti che c'è questo progetto che si chiamerà La Svolta, che lancerà a breve e che sarà, per quanto mi riguarda, il programma di crescita personale in Italia, a cui io personalmente mi sono dedicata, che sarà per me il più significativo di tutti quelli che ho mai proposto, perché ci sono anche io dentro, anche se in forma un po' particolare. Quindi non sarò formatrice, io non mi propongo mai come insegnante, ma piuttosto come punto di riferimento, che può magari portare insieme persone ed esperti che hanno deciso di dedicare la loro vita a queste discipline. E quindi l'idea della svolta è quella di mettere a disposizione insegnanti e mentori che hanno fatto una differenza per me anche a chi mi segue. Non è ancora live, ma lo sarà molto presto, quindi restate La sintonizzati. svolta, la svolta, ok. E ultima domanda, poi ti lascio in questa chiacchierata piacevolissima. E ok, questo è proprio il messaggio ispirazionale. Entrambi siamo mossi dal fatto di ispirare altre persone su quello che riguarda l'agire per migliorarsi dal punto di vista personale o, come nel caso di Business Tribe, a livello di business. I tre passi che devono fare adesso, appena chiudo, appena finisce questa intervista, spingi. Stop su quello che riguarda il video, dovunque tu l'abbia visto su YouTube o sul blog, quali sono i tre passi che deve compiere? Allora, io credo che sia tutta una questione di attenzione ormai, e quindi c'è sempre più rumore sul web, e quindi veramente credo che la chiave sia riconducibile a tre fattori, che però non sono step concreti o pratici nel senso tipo tattica. Quelle si trovano su Google e possono veramente essere reperibili al di là appunto della nostra chiacchierata. Fermamente che i tre fattori siano l'autenticità di cui parlavo prima, che non è affatto semplice, proprio perché ciascuno di noi cerca sempre di imitare qualcun altro oppure di essere chi non è per attirare particolari attenzioni. E credo che la cosa più importante sul web oggi, per creare personal branding e per creare un business online di qualunque tipo, sia il fatto di essere se stessi, di comunicare non solo cosa sappiamo, ma chi siamo, come ho detto prima. E una delle cose che siamo sono anche debolezze, sono anche sfide, sono anche difficoltà. Più riusciamo a far capire a chi ci segue che siamo un passo avanti in quella che è la stessa strada che stanno percorrendo loro, e che quindi ci siamo passati, più le persone possono veramente trovare una fiducia e una connessione con noi che va al di là di qualunque tattica di marketing, di qualunque strategia per creare il nuovo sito web, la landing page, quello che può essere. E credo che mentre le persone debbano connettersi a te per capirti, e l'autenticità fondamentale. E poi c'è il valore di cui ho già accennato prima, quindi il fatto di fornire un'educazione in vista di intrattenimento che sia però costante e che sia incentrata su di loro, non su di te, non su io ho fatto questo, io ho fatto quello, ma sempre e comunque avendo in mente chi ti segue. E poi il terzo fattore in relazione a questo è sicuramente quello che io chiamo cuore, il fatto di avere davvero a cuore chi ti segue. Sembra una banalità, ma ormai poteva esserlo una volta, quando con queste landing page o queste sales page in cui ti potevi nascondere, no? Dietro un codice HTML. Poi in realtà potevi dire quello che ti pareva, essere chiunque, il pen name, quello che è, e poi insomma facevi la tua vendita. Ormai non è più così. L'offerta è troppa, c'è sicuramente domanda, ma i consumatori sono molto più maturi, sono molto più consapevoli di quello che sta accadendo e hanno strumenti che, ripeto, sono i social media, di cui io sono una grande appassionata e una grande fan per business, e hanno sempre più strumenti per capire chi sei e se davvero sei autentico in quello che fai. E quindi le persone sentono se davvero hai a cuore quello che a loro interessa o meno, che tu lavori online o offline. Lo sentono, quindi valore, cuore e cos'è che ho detto prima? Autenticità. Autenticità, perfetto. Grazie. Cecilia, sei stata fantastica, davvero grande contenuto, grande chiacchierata. Ti ringrazio davvero tanto a nome mio e a nome della tribù di chi ci ha guardato o ci ha ascoltato in podcast. Ti lascio proprio gli ultimi 30 secondi per salutare la tribù di Business Tribe e poi chiudiamo. Ma io ringrazio tutti quanti, ovviamente ringrazio te Michele per avermi avuto qui oggi, e continuate a seguire Michele perché ha un sacco di risorse utili a cui ho dato una rapida occhiata, ma mi è bastata per sentire l'energia e l'autenticità, e quindi assolutamente grazie e è stato un piacere.
Grazie a tutti, grazie ancora una volta a te Cecilia e ci vediamo nella prossima intervista. Grazie a tutti, ciao! Spero l'intervista sia stata utile per la crescita e lo sviluppo del tuo business. Ora, aiutaci anche tu a far girare queste informazioni in modo da aiutare altre persone a far crescere il loro business. Condividilo sui social network o via email. Per condividerlo nel blog è sufficiente cliccare sui loghi che trovi qui alla tua sinistra. Se invece l'hai visto in YouTube, clicca sul pulsante qui sotto Condividi e scegli il social network che preferisci. E ovviamente se ancora non sei parte della tribù di Business Tribe, clicca sul link che trovi appena sotto e accedi alla pagina d'entrata. Grazie mille del tuo supporto e alla prossima!